Carissimi amici e amiche, bentornati, ben ritrovati dopo la nostra piccola parentesi di pausa estiva che spero per quanto riguarda questo ciclo di catechesi, per chi lo sta seguendo, abbia avuto anche un po' la funzione di digerire, ecco, perché diciamo con l'ultima catechesi che c'è stata è finita la seconda parte di questo ciclo che si chiama appunto dal non senso alla vita di cielo, e oggi comincia la terza ed ultima parte. Probabilmente sarà un pochino più breve perché poi le spiegherò chi vuole approfondire come e dove fare per approfondire ciò che diremo in questi incontri conclusivi. Volendo un po', come sempre è importante, specialmente dopo un po' di sosta, volendo un po' situarci all'interno del nostro percorso, quello che abbiamo fatto, quello che ci resta da fare, dobbiamo dire questo. Allora, si chiama questo ciclo dal non senso alla vita di cielo. Siamo partiti dalle situazioni di non senso, di disagio, di, se vogliamo, depressione, di malessere profondo, ecco, di ciò che quasi tutti gli uomini si portano nel cuore, ma che quasi nessuno se lo dice, pochi ammettono, pochissimi decidono di affrontare la situazione, ancora meno trovano i mezzi adeguati per farlo, meno ancora riescono a uscire da questa situazione di non senso per cominciare a vivere. Per quanto riguarda quello che percepisco, quella che è stata la mia esperienza di vita come uomo, anzitutto, e poi ancora di più come sacerdote, si tratta di una situazione abbastanza diffusa. L'uomo sta male e non sa perché, attribuisce questo malessere a tanti fattori, quasi sempre esterni a lui, a tante circostanze, si pensi anche adesso ai tempi difficili che stiamo vivendo, tempi tribolati, tempi travagliati. Tempi difficili, se vogliamo, tempi atipici, tempi anomali. Quindi molte persone pensano, sto male, te credo, con tutto quello di cui siamo circondati, come vuoi che sto? Domanda, siamo sicuri che tutti stiano così male? Noi abbiamo il nostro grande Dio e Maestro Gesù, che in uno dei tanti discorsi che fece, l'ho ripreso recentemente in un'omelia perché era capitata in una delle liturgie domenicali abbastanza recenti, e ha detto una cosa molto importante. Non dobbiamo andare a cercare la fonte del malessere, di ciò che ci fa stare male, fuori di noi. Non è ciò che entra nel cuore dell'uomo a contaminarlo, ma ciò che sta ed esce dal cuore dell'uomo. Quindi, intorno a noi ci può essere anche il finimondo. Questo finimondo non ti distrugge se dentro di te c'è altro. Allora, la prima parte di questo percorso era finalizzata a farti prendere coscienza, se non l'avessi già fatto, che i guai non devi andare a cercare fuori, si trovano dentro. Non di tutti te ne devi accollare la colpa, assolutamente. Qui non si tratta di nessuna forma di colpevolizzazione che porta ad una depressione ancora più profonda. No, no, però si tratta di prendere atto della realtà, di quello che ci portiamo dietro e ci portiamo dentro, che come abbiamo visto ampiamente dipende fondamentalmente da ciò che abbiamo vissuto, se vogliamo, ciò che abbiamo subito a tutti i livelli e da ciò che abbiamo fatto. Abbiamo poi cominciato a, dopo aver approfondito queste cose, cercare di conoscere un po' meglio chi siamo, quindi com'è, che cos'è un essere umano, non semplicemente secondo la descrizione biologico-naturalistica descrittiva. Se apri i libri dei moderni scienziati,
l'uomo lo hanno vivisezionato fino all'ultimo atomo, d'accordo? Sanno benissimo cos'è il DNA, sanno benissimo tutti quanti i centri motori, come funziona il cervello, questo cervello non troppo bene, insomma, però tante altre cose. Ma chi è l'uomo? Profondamente. E abbiamo cercato di descriverlo. Abbiamo anche poi a un certo punto aperto la parentesi, che non è una parentesi, è una parentesi fondamentale della rivelazione. Quindi dentro questo quadro, per certi aspetti suffragato dall'esperienza che noi abbiamo, quindi dalla realtà fenomenologica, se si vuole usare una parolona, o empirica, se vogliamo scendere di un gradino nell'impegnatività della parola, che luce dà la fede su questa realtà? Come mai molte volte noi facciamo il male che non vogliamo e non facciamo il bene che vogliamo? Come mai dentro di noi ci sono una montagna di sentimenti, di emozioni, di situazioni, di passioni che prendono il sopravvento, che non riusciamo a gestire, non riusciamo a dominare? Abbiamo visto quello che dice la fede e la rivelazione al riguardo. E quindi spero che abbiamo capito il motivo per cui mi sono fatto sacerdote. Che vivere con Gesù o senza Gesù, come diceva il Vangelo della Messa di oggi, non è semplicemente mettere una toppetta su qualche problema. C'ho qualche problema, mo mi rifugio nella religione, così questo problema un pochino si allenterà. Troverò un po' di sollievo, troverò un po' di pace. Ecco, no, non è questa la nostra fede. Gesù dice che una visione di questo genere, triste e riduttiva, è del tutto sbagliata, anche perché se tu metti un pezzo di stoffa nuova sull'uomo vecchio, quindi su una struttura vecchia, non ne trarrà giovamento. Perché molta gente, abbiamo forse non visto direttamente, non ricordo quello che ho detto in tutte le catechesi, però tra i pochi, non diciamo pochissimi, ma dalle mie parti pochissimi, però tra i pochi che continuano a frequentare la Chiesa, ci dici, che differenza c'è a frequentare la Chiesa o a non frequentarla? Dimmi un po'. Ci sono purtroppo molti che hanno un contatto con la fede simile alla toppa, per carità pregiatissima, perché le cose che vengono dalla fede sono di grande valore, ma che tu appiccichi su un vestito vecchio. Poi quindi, a parte che è un brutto quanto la fame, si vede subito, ma non è affatto ciò che la fede può darti. La fede ti fa nuovo, completamente, vino nuovo in odri nuovi, niente toppa nuova sul vestito vecchio, c'è la veste bianca, c'è la veste nuova di cui parla il libro dell'Apocalisse. Alla sposa gli hanno dato delle vesti nuove, delle vesti bianche, meravigliose. E quindi abbiamo visto, mi ricordo che tanti anni fa fece un'omelia, mi sa, in una festa dei santi, mi è rimasto impresso il titolo, che si chiamava O Santi o Niente. O Santi o Niente. Perché se non si vive la fede, come tra l'altro la Chiesa ci esorta a fare, nei documenti del Magistero, nella Lumen Gentium, tanto per citarne uno, se non si prende sul serio la vocazione universale alla santità, cioè che la santità non è, significa fare chissà quale vita strana, fare chissà quali gesti ascetici straordinari che ti devono venire le estasi per forza, cose di questo genere, cioè le immagini un pochino, per carità, certi aspetti anche comprensibili che ci abbiamo, ma prendere sul serio il Vangelo, prendere sul serio Gesù, prendere sul serio tutta la bellezza della nostra fede. Sì, per carità, meglio vivere vicino ai sacramenti, come dire, al 30%, quindi facendoli funzionare al 30%, che starne lontano del tutto, quindi questo è sicuro, d'accordo? Si capisca bene quello che dico, ma questo non ti cambia la vita, non ti cambia la vita. Siccome io ho visto che cosa fa, e lo vidi quando ero molto giovane, la fede in chi la prende sul serio, come cambia la vita e come vince la morte soprattutto, chi mi conosce questo lo sa bene, non mi ricordo se l'ho
se l'ho accennato durante questo ciclo di catechesi, ma il motivo per cui sono diventato sacerdote, quando ho visto soffrire prima che morire da santo il mio migliore amico, ormai sono passati quasi 30 anni, era il 1993, un ragazzo apparentemente normale come tutti gli altri, ma che ha vissuto un calvario che non è da augurare neanche ai peggiori nemici, molto peggio di quello che si vede in giro adesso, molto peggio, con una forza che non era la sua, soprannaturale, straordinaria, spettacolare. Io vedendo quel fatto, compresi che la fede è quella cosa che se ce l'hai veramente, la vita è un'altra cosa. Se non ce l'hai, la vita è più o meno quella che ci hanno tutti. E nonostante fossi felicemente fidanzato e impegnato in una relazione che avrebbe dovuto portarmi alle sante nozze, speriamo sante, dissi: no, no, qui bisogna dare la vita perché qualcun altro possa, se il Signore si degnerà di accettare il mio aiuto, la disponibilità che ci metto, avere una fede simile a quella di Francesco, cioè quella che ti cambia la vita, quella che ti fa affrontare a 23 anni un calvario che non si augura neanche al peggiore dei nemici, e la coscienza della morte. Francesco sapeva che era arrivato il momento di morire, e io non ricordo bene quello che ha detto. Io sono pronto e facciamo la volontà di Dio, mamma, e ricordati che c'è un altro figlio. Io queste parole le ho sentite con le orecchie mie, parole uscite da un corpo provato, ridotto ormai allo stremo, bianco come un cadavere, senza più neanche un capello, labbra screpolate, mani screpolate, piedi screpolate. Un ragazzo di 23 anni, insomma, che sta nel pieno del vigore della giovinezza, ridotto in quel modo, dire quelle parole con piena coscienza, questa non è roba che viene da noi, questa è roba che viene da Dio. E così è nato tutto. Il senso di questo percorso è questo. Quello che annuncia il cristianesimo è questo. Io è diverso tempo che sto sollecitando i fedeli, anche dinanzi alle tante cose che stiamo vivendo, è inutile, sappiamo tutti di cosa si sta parlando, chiedersi come stiamo reagendo, come la stiamo vivendo, e soprattutto farsi una domanda. Ma secondo me, se io ci avessi una fede, come dice Gesù, che sposta le montagne, io ci avessi una fede alimentata alla grande, alla sorgente viva dei sacramenti, se io ci avessi una fede coltivata attraverso una formazione solida, buone letture, buoni ascolti, e se io ci avessi una fede blindata da una vita di preghiera interiore forte, solida, costante, profonda, intensa, di qualità e di quantità. Ma come la vivrei la situazione che sto vivendo? Che stiamo vivendo? Punto interrogativo. Io lascio sempre il punto interrogativo. Mio compito è provocare, stimolare buone riflessioni. Quello di ogni singola coscienza è trovare la risposta propria, che conosciamo tutti quanti benissimo, perché dinanzi alla nostra coscienza, dinanzi al silenzio di essa, così come dinanzi a Dio, non possiamo mentire. Quindi, qual è la soluzione al non senso? La soluzione al non senso è Gesù, detto proprio in due parole. È Gesù, figlio di Dio, è nostro Salvatore. Ora c'è la santità, il cammino verso la santità. Da questa sera cominciamo però a fare uno step ulteriore, perché per una rivelazione privata, metto subito le mani avanti, e quindi chi è scettico dinanzi alle rivelazioni private chiuda subito e si contenti di quello che ci siamo detti fino adesso, che insomma già è qualcosa, insomma, non è che è proprio niente. Se lo si prende sul serio
e lo si mette in pratica, attenzione, non certamente per chi l'ha detto, ma per quello che è stato detto, spero insomma che sia stato detto bene, le intenzioni erano le migliori, però insomma del percorso sono abbastanza convinto, insomma anche perché è stato più volte testato da tanti santi nel corso della storia, quindi ci possiamo fidare. Esiste non soltanto la santità, esiste la santità delle santità. Esiste non soltanto la felicità, che già si raggiunge, attenzione, con un cammino serio di santità, ma esiste la pienezza della felicità. Esiste non soltanto la possibilità di vivere in maniera giusta, corretta, santa, ma di vivere una vita simile a quella che vivono i beati in cielo. Esiste la possibilità non soltanto di imparare sempre più e sempre meglio, cosa da cui dipende moltissimo della nostra esistenza, a discernere, come esorta San Paolo a fare, la volontà di Dio per poterla fare, mettere in pratica, nelle piccole come nelle grandi scelte di vita. Perché il tasso della nostra felicità dipende solo da questo, eh? Da quanto siamo allineati con quello che Dio vuole, o al contrario, da quanto allineati non ci siamo. Ma poi l'ultimo step, e questo è un punto che dovremo un attimo approfondire, esiste la possibilità soltanto, non soltanto di farla la divina volontà, ma di avere la vita stessa, la potenza, ecco perché dicevo, della divina volontà dentro la nostra anima. Dobbiamo capire semplicemente una cosa, figlioli miei cari, cioè quando si parla di volontà divina, basta pensare a un passo della Sacra Scrittura. Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Cioè la potenza della volontà divina. Possiamo immaginarcela se pensiamo a qualche verità di fede. Dio disse sia la luce e la luce fu. Gesù dice al paralitico, alzati e il paralitico si alza. Gesù dice al lebbroso, sii guarito e il lebbroso è guarito istantaneamente. Gesù dice al diavolo, taci, esci da costui. Il diavolo esce. Subito può fare il diavolo a quattro quanto vuole. Ma esce subito. Gesù dice al cieco nato, quindi uno a cui gli occhi non sono proprio venuti, abbi la vista e gli occhi si formano. Gli occhi, figlioli miei cari, andiamo a prendere qualche libro di anatomia oppure chiediamo a qualche super scienziato se è capace a farlo un occhio, dato che oggi si credono di essere padroni del mondo, se è capace a fare un occhio dal nulla. Un occhio è non tanto una cosa tanto tanto complicata, è mica un essere umano. Un occhio. Sanno benissimo come funziona un occhio, quello che c'è dentro, quali complicatissime leggi di ottica che ci sono dentro, che io non ci capisco quasi niente, insomma, ma farlo no. E se anche fossero capaci ci vorrebbe del tempo, ma in Dio c'è l'istantaneità. Tanto per farci un esempio attuale, se Dio volesse porre fine a tutto quello che ancora oggi stiamo vivendo, questa catechesi si data per chi la vedrà nel futuro 3 settembre 2021, insomma, no? E a 2 giorni dall'entrata in vigore in Italia di ulteriori misure cautelari contro la terribile pandemia, ci crediamo che se Gesù dice, ah, finito tutto, domani mattina ci alziamo e non c'è più niente. Anzi, non domani mattina, perché se lo dice tra 2 minuti, adesso basta. È finito tutto. Se qualcuno non ci crede, e come dire, non è in comunione con la fede divina e cattolica. Perché
Perché la fede divina e cattolica crede che a Dio basta volerla una cosa, perché quella cosa immediatamente si faccia, senza possibilità alcuna di resistenza da parte di nessuno. Il fatto che Dio rispetti, e questo lo fa sempre, la libertà delle creature intelligenti che lui stesso ha creato, non toglie che se lui volesse, la potrebbe tranquillamente scavalcare in qualunque istante. Allora uno potrebbe pensare: ah, allora Dio potrebbe mettere fine e non lo fa. Ma allora che razza di Dio è, come pensano molti bestemmiatori pagani? Dire una cosa di questo genere è una bestemmia oggettiva, anche se forse chi lo dice, speriamo, non se ne renda conto. Attenzione, perché se non lo fa, vuol dire che non è bene farlo. Perché la grande potenza della divina volontà, e questa è una cosa che sa fare soltanto Dio, è quella di utilizzare il male per trarne beni maggiori. Questo ce lo dice la fede. Ma l'apparente attenzione, apparente, si mettono tre sottolineature, l'apparente prova dei fatti sembra quasi sempre attestare il contrario di quello che la fede ci dice. Ecco perché la fede è una grande cosa, meritoria. Allora, con questa sera ci introduciamo nel grande tema della vita di cielo. Cos'è la vita di cielo? Ho parlato volutamente della divina volontà. Io prima di introdurre a larghi linee, insomma, alcuni punti essenziali di questo argomento, voglio farci arrivare all'ascoltatore che magari non conosce alcune fonti particolari provenienti da una santa donna di cui è in corso il processo di beatificazione e che ha lasciato un'opera scritta nell'arco di 40 anni, composta di ben 36 volumi, insomma, quindi non è uno scherzo, no? Allora, però, parliamone a prescindere. Ora, quando noi diciamo il Padre nostro, una cosa facile, facile, chi ascolta questa catechesi, anche se non ci avesse un minimo di cultura religiosa, pensi al Padre nostro. Il Padre nostro. Sono 2000 anni che i battezzati imparano a pregare Dio con la preghiera del Padre nostro. E dicono: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Cioè l'abbiamo visto a suo tempo. Fammi diventare santo, la prima cosa che chiediamo al Signore. Poi venga il tuo regno, attenzione, venga il tuo regno. Cioè, ma come è venuto Gesù sulla terra? Sulla terra c'è la Chiesa non è una sorta di regno di Dio? Sì e no. I documenti del Magistero della Chiesa dicono che nella Chiesa c'è l'inizio del regno di Dio, ma il regno di Dio non c'è ancora sulla terra. Non mi sembra proprio che Dio regni a livello universale nel mondo. Nel mondo per ora sta regnando ancora qualcun altro, ce l'ha detto Gesù nel Vangelo, chi è il principe di questo mondo. Per questo ci ha insegnato ad invocare il suo regno. Venga il tuo regno. E poi attenzione. Quindi è uno step progressivo, no? Prima la santità, poi il regno di Dio. E qual è il frutto di questo grande regno di Dio? Che significa il regno di Dio? In un regno degno di questo nome, il re è re. È venerato, stimato, rispettato, obbedito, e quello che il re dice è legge assoluta, ci si pensa nemmeno. Quindi sia fatta la tua volontà, attenzione a queste parole. Come in cielo, così in terra. Sicut in cielo et in terra. Osen ora no, per chi conosce un po' di greco, caepites ges. Come in cielo, così in terra. Che significa questo? Cioè, ci avete mai pensato che significa? Fare la divina volontà come in cielo. Come la fanno in cielo la volontà divina? Cos'è il cielo? Sapete cos'è il cielo? Il cielo è un luogo dove tutti,
vivono di volontà divina, perché la volontà divina, tra le altre cose, è la sorgente dell'infinita felicità che Dio è e ha, e dell'infinita felicità generata ininterrottamente dai palpiti di questo divino volere che ininterrottamente genera, produce gioie, felicità, gaudi, inenarrabili, ineffabili, sempre nuovi. Tutto questo è possibile viverlo sulla terra, non dobbiamo aspettare il paradiso. Amici miei, detto dal non senso alla vita di cielo. Ma questo non è un po' di più di quello che hanno vissuto i santi? È certo che è un po' di più. È un po' di più di quello che hanno vissuto anche i grandi santi, anche Padre Pio, anche Padre Pio, anche Santa Veronica Giuliani. Anche Santa Veronica Giuliani. È roba grossa. Allora, Gesù ci ha insegnato a chiederla questa cosa, cioè qui non è che c'è possibilità, cioè, io non ci credo, no, qui non sto parlando di nessuna rivelazione privata. Rifletta l'ascoltatore e pensi, tu chiedi ogni giorno a Dio sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Spero chi ascolta queste catechesi, insomma, che un Padre nostro al giorno, almeno uno, lo dica, se no comincia a dirlo, perché, cioè, Padre nostro bisogna dirlo, è la preghiera delle preghiere. Siamo d'accordo su questo, questo è quello che Gesù ci ha insegnato a chiedere. Ci sarà un motivo, Gesù è intelligente, cioè il Padre nostro, la preghiera per noi è più importante, perché questa non è parola umana. Il Padre nostro lo ha pronunciato sillaba per sillaba nostro Signore Gesù Cristo. È come i salmi dell'Antico Testamento, anzi, i salmi sono ispirati, per carità, dallo Spirito Santo. Il Padre nostro è stato proprio pronunciato, insegnato sillaba per sillaba da Dio fatto carne. Quindi, cioè, non esiste preghiera che uguagli il Padre nostro, Non c'è. Ora facciamo uno step indietro. Se una persona sceglie, come auspico, ci siamo fermati qui la volta scorsa, dice io ci credo, ma ha convinto sto ciclo di catechesi o altri più belli che ne potete sentire in giro quante ne volete. Investiamo sulla santità. Se comincio un cammino di santità, sarò felice. Qual è l'esperienza che noi facciamo? Tu cominci, ma come ci siamo detti a suo tempo, il cammino della santità richiede volontà ferma di intraprenderlo e costanza e perseveranza, perché non è cosa che si fa con un giorno. Io voglio togliermi questo difetto. Comincia a pregarci sopra e comincia a provarci, ma non ti pensare proprio che tu ti togli un difetto dall'oggi al domani. È un lavoro faticoso, diuturno, devi usare i mezzi. La gente trascura completamente la preghiera e i sacramenti. Dice, ah, ma io dico qualche preghiera quando me la sento. Non c'è nessuna speranza di cambiare noi stessi se stiamo lontano dalla preghiera profonda e dai sacramenti, perché noi non abbiamo la possibilità di farlo. Provaci quanto ti pare. Vedrai che ti sfracasserai contro il muro. San Francesco di Sales, lo racconto sempre, che è passato alla storia come il santo della dolcezza. Noi dovremmo adesso ormai aver assimilato queste cose perché ne abbiamo parlato precedentemente. Aveva il temperamento collerico. Cioè, se c'è una cosa proprio tabù per un temperamento collerico, insieme all'umiltà, perché il temperamento collerico è strutturalmente tendente alla superbia, ma è anche strutturalmente tendente all'ira. Contrario di quello che Gesù propone, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ecco, il contrario dei difetti dominanti di un temperamento collerico. Ma per un temperamento collerico, dominare la veemenza violentissima con cui sente la passione dell'ira
è un'impresa titanica. San Francesco di Sal, passata la storia come santo per la dolcezza, ha lasciato scritto che lui ci ha messo 22 anni per domare questa passione impazzita che aveva. E durante questi combattimenti, come sappiamo, c'era una vecchia canzone di un cantautore americano che diceva così: One step up and two steps back. Un passo avanti e due indietro. Una volta va meglio, dico: oh, che bello, sono riuscito a trattenermi, e 2 volte dopo faccio il finimondo. E mi viene la depressione. Ok? Questo è alimento di tutti, i santi ci sono passati prima di noi. Abbiamo visto da cosa dipende questo, da cosa dipende? Dalla grande ferita del peccato originale. Questa verità di fede, che è fondamentalissima, anche se oggi è abbastanza dimenticata, ci deve far ricordare che la nostra condizione terrena è problematica, è proprio di interdizione. Interdizione. Cioè, noi siamo veramente messi male. Abbiamo dei nemici, scrive San Paolo, e poi appresso a lui un stuolo di santi dentro di noi. Ora, tutto questo è successo dopo, ne abbiamo parlato, la caduta di Adamo. Abbiamo anche visto cosa c'era prima della caduta di Adamo, tutti quanti i doni straordinari, soprannaturali, preternaturali e la perfezione di quelli naturali dati da Dio ad Adamo, secondo quello che la Chiesa ha sempre creduto e ha sempre insegnato. Ora, Adamo, però, per questo che Gesù ha detto questa cosa nel Padre nostro, e qui faccio riferimento, anche se ancora non ne parlo, a ciò che Gesù ha rivelato attraverso questa rivelazione, che però, vedete, come tutte quante le rivelazioni private, io non conosco quante ne volete di rivelazioni private, d'accordo, no? Oh, per una, come dire, mia passione personale, nel senso che io mi dispiace parlare troppo di me stesso. Vi assicuro, insomma, che la Bibbia credo di conoscerla abbastanza bene, quindi proprio il mio trascorso, il mio passato, il mio vissuto mi ha fatto stare a contatto veramente assiduo e profondo con la Bibbia per tanto tempo, d'accordo? Quindi non è soltanto un problema di studi seminaristici. Quindi, e sappiamo benissimo che la Bibbia, quindi la rivelazione di Dio scritta, è la fonte indiscussa e fondante di ciò che Dio ci ha detto. Insieme alla tradizione, al magistero, fonda quella che si chiama la rivelazione pubblica, che è quella necessaria e imprescindibile per andare in paradiso. Le rivelazioni private non sono mai, in nessun caso, paragonabili alla rivelazione pubblica. Però che cosa fanno? Noi sappiamo bene che la Bibbia non è un romanzo, non è nemmeno un fumetto, quindi non è una rivista di gossip, quindi che tu la leggi e capisci quello che c'è scritto. La Bibbia è un oceano di misteri, è un mare di misteri. Quello che la Chiesa stessa, ma la Chiesa lo sa, ha capito della Bibbia, è una piccola parte di quello che nella Bibbia c'è. Ci sono, l'assicuro, insomma, ci sono dei libri, ci sono dei passi, ci sono dei passaggi, ci si sono scervellati fior di teologi, ma intelligenze fuori dal comune, ma hanno cavato ben pochi ragni dal buco. Quindi, nella tradizione del magistero, sappiamo che la tradizione del magistero vanno avanti lentamente al passo con la storia, quindi la rivelazione è chiusa, sì, ma la sua comprensione, quindi l'estrarre
dalla rivelazione pubblica che si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, tutte le sue ricchezze, è compito che ha svolto la tradizione della Chiesa e che continua a svolgere ininterrottamente il Magistero. Esempio classico che si fa, la Madonna è da sempre stata Immacolata, quindi non è che l'Immacolata ha cominciato ad essere Immacolata dal 1854. Però nel 1854 la Chiesa, non soltanto che ne ha preso indefettibile e divina coscienza, ma l'ha anche proposta al mondo, non soltanto come verità di fede, ma come dogma divinamente rivelato da Dio. E come tutti quanti i dogmi divinamente rivelati da Dio, anche se nella Bibbia non troverete mai scritto che la Madonna Immacolata Concezione, ma ci sono velati tutti quanti una serie di input che fanno capire che lei lo è. Questo per dire che la Bibbia è scritta in una maniera tale che non c'è scritto, anche quando dico la Bibbia, la Bibbia, la Bibbia, la Bibbia, la Bibbia, facendone una sorta di panacea, come è accaduto ai tempi della Riforma protestante. Ma chi di noi può sognarsi di dire che la Bibbia, la parola di Dio, non stia al primo posto assoluto? Sì, però la Bibbia non è un romanzo, non è facilmente comprensibile da tutti, e molti misteri che in essa ci sono non sono stati ancora svelati. Non sono stati ancora compresi. Di dogmi mariani ce ne stanno quattro. Il quinto, il più controverso di tutti, ammesso che suscita altro che divisioni, lotte, già prima ancora, no? Quindi tra fautori e detrattori, è quello della corredenzione, no? Non è un mistero. Io sono sicurissimo che questo dogma sarà fatto. Non a breve, ci vorrà qualche tempo, non troppo, secondo me. Non mi voglio sbilanciare con i numeri, ma non troppo. Non troppo non significa anni, quindi, ma si farà. Ma quando si farà il dogma della corredenzione, chiunque lo farà, qualunque papa si imbarcherà in questa impresa, vedrà, come hanno già fatto Pio IX e Pio XII, che anche se nella Bibbia non c'è scritto che la Madonna è la corredentrice, come non c'è scritto che è stata assunta in cielo, come non c'è scritto che è immacolata, d'accordo? E come addirittura se uno non sta attento ad interpretare bene i testi, infatti gli eretici li travisano, ed è stata una cosa contestata fin dai primi secoli, sembra nella Bibbia addirittura esserci scritto il contrario della verginità della Madonna. Sembra, così non è. Però ci vogliono delle attrezzature per uscire fuori da alcune apparenti aporie, alcuni testi stessi, insomma, ti mettono in condizione di farlo. Non ecco perché bisogna fare sempre attenzione, cioè la Bibbia non ci si può accostare con spirito intraprendente garibaldino. La Chiesa ne raccomanda a tutti la lettura spirituale volta ad edificare la propria anima, ma quando ci si imbatte in passi un po' oscuri, nessuno si mette a fare l'esegeta o il teologo, si pensi che adesso va a fare chissà quale grande scoperta e quanto sono stupidi quelli della Chiesa che ancora non ci sono arrivati. Perché questo è fenomeno, assicuro, non infrequente tra i cultori, diciamo così, dei testi sacri, ma è che evidentemente poi è fuorviante, no? Cioè, tutte quante le cose sono buone, ma come dicevano i classici, è il modo con cui ci accostiamo a una cosa che poi la può far diventare non buona, no? Ci sono tanti esempi. La comunione sacramentale, cosa c'è di più santo dell'Eucaristia? Ma se uno si accosta all'Eucaristia senza essere in grazia di Dio, che succede? Che l'Eucaristia diventa veleno. Non diventa veleno lei, ma diventa veleno per te, perché tu, per come stai, non ti puoi accostare all'Eucaristia. Quindi, d'accordo, vanno gli uni agli altri a questo sacro banchetto, scriveva San Tommaso d'Aquino sequenza del Corpus Domini, va il giusto e va il peccatore, ma ben diversa è la sorte, no? Non dipende dall'Eucaristia, dipende dal modo con cui uno ci si accosta. La Bibbia è una cosa santa, ma se ti ci accosti in una maniera non consona, la Bibbia diventa il tuo veleno. Purtroppo. Spero di essere chiaro quando sto cercando di spiegarmi al meglio possibile. Ecco, mi raccomando, niente fraintendimenti su cose così delicate, no?
Quindi le rivelazioni private, torniamo da dove sono partite, a che servono? C'è la tradizione, c'è il magistero della Chiesa, sì. Allora, numero uno, alcune cose non maturano subito nel magistero stesso della Chiesa. Attenzione, ogni nuovo dogma, ogni nuova, diciamo così, verità, che nuova poi in realtà non è, ma diciamo appare come tale, si svolge nel corso del tempo. La Chiesa ha i suoi tempi per maturare. A volte il nostro Signore che fa? Dà qualche piccolo aiutino. Come? Cioè, il fatto che la rivelazione si sia chiusa con la morte dell'ultimo apostolo non ha impedito al Signore, questo è evidente, insomma, di continuare a svolgere la funzione salvifica come vuole, quando vuole, con chi vuole. Tutti quanti sanno che una Santa Teresa d'Avila ci ha avuto le estasi, ci ha avuto le visioni, Santa Brigida, per fare nomi un pochino più conosciuti, Padre Pio ci ha avuto le stigmate, non è che uno c'è, qualcuno ci ha provato a dirgli che non erano stigmate vere, insomma, ma non c'è molto, riuscito, no? Cosa sono questi? Questi sono interventi che Dio fa, perché Dio certamente segue un ordine nel suo procedere, quindi ha dato la rivelazione pubblica e vuole che quella sia presa come punto di riferimento, senza dubbio, però non si è legato le mani e si può permettere di dare qualche piccolo aiutino alla sua Chiesa, come? O suscitando grandi teologi, grandi papi, grandi vescovi che cominciano a riflettere e a produrre, diciamo così, quella stimolazione teologica che poi porta all'approfondimento, magari anche alla definizione di una nuova verità di fede o di un nuovo dogma. Oppure il nostro Signore ci pensa lui. L'esempio eclatante, uno degli esempi più classici, è la festa del Sacro Cuore e le rivelazioni sul Sacro Cuore. Chi le conosce sa che già nel Medioevo San Bonaventura è stato uno dei primi precursori di questo, quindi si stava cominciando a sviluppare, perché poi la grazia opera nei cuori, una certa, come dire, spiritualità e devozione. Noi abbiamo la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù perché? Perché il nostro Signore ha detto a Santa Margherita che voleva questa festa dalla Chiesa. Abbiamo la festa della Divina Misericordia perché il nostro Signore Gesù Cristo ha detto a Santa Faustina Kowalska di dire al Papa che voleva istituita questa festa. Ci sono voluti quasi 80 anni, però la festa della Divina Misericordia è arrivata. Da dove? Da una rivelazione privata. Il dogma dell'Assunzione, certamente, non dipende dalla rivelazione privata, ma 3 anni prima dell'Assunzione, il 12 aprile del 1947, la Madonna apparve a un protestante che poi si convertì, di nome Bruno Cornacchiola, e gli disse: il mio corpo non poteva marcire e non marcire, e non poteva marcire e non marcì. Gli angeli vennero a prenderlo e lo portarono in cielo. Pio XII, siccome questo uomo voleva uccidere Pio XII, ha saputo molto bene quello che la Madonna disse alle tre fontane. Non è che ha fatto il dogma dell'Assunta per quello che la Madonna ha detto a Bruno Cornacchiola alle tre fontane il 12 aprile del 47, ma sarà stato indifferente, non l'avrà un pochino anche corroborato questa cosa nella sua intenzione di portare a definizione dogmatica questa cosa? Io penso di sì. Sono aiuti che il Signore ha dato. Allora, questi aiuti, allora, come una definizione dogmatica, in realtà non aggiunge quasi nulla di nuovo alla rivelazione. In che senso? Certo, in un certo senso sì, perché afferma esplicitamente come rivelato una cosa che fino a prima non si poteva considerare come tale. Però il processo che c'è dietro è sempre un processo, come dire, esegetico in senso stretto, cioè capisco, mi accorgo che nella rivelazione c'era anche questa cosa, la porto fuori, esegesi, exago, quindi la tiro fuori e la propongo con l'autorità che il Signore mi ha dato. Questa cosa che possono fare sempre solo i vescovi e il Papa. Ok? Alla rivelazione privata, similmente, non aggiunge nulla alla rivelazione pubblica, niente.
Quindi tutto quello che ogni rivelazione privata dice è contenuto nella rivelazione pubblica, ma è contenuto in termini eterei. Cosa si dice per esempio di Adamo nel libro della Genesi? Che camminava in questo giardino, giardino dell'Eden. Cos'era? Un posto fisico, una condizione? Possiamo pensarlo come vogliamo, no? E c'aveva un rapporto con Dio a tu per tu, proprio intimissimo. Che significa questa cosa? Che significa? Sì, lo stato di giustizia originale. Allora, quello che il nostro Signore ha rivelato è che ciò da cui dipendono tutti i doni che poi la Chiesa ha giustamente attribuito ad Adamo, perché erano proprio quelli, dipendono dal dono dei doni. Sto citando alcune frasi per chi ha seguito la diretta, questo non si vede nel video perché tolgo queste cose, sennò poi su YouTube mandano subito i reclami per il diritto d'autore. Ho introdotto questa catechesi con il canto di Deborah Vezzani, il prodigio dei prodigi, il dono dei doni, la mia volontà ti darò la pienezza della felicità. Questo ne abbiamo già parlato, no? Qual è il dono dei doni? Quello da cui tutto dipende. E perso quello, Adamo ha perso tutto. Ecco perché non c'è più doni soprannaturali, né quelli preternaturali. E quelli naturali sono rimasti ridotti ai minimi termini, che sembra, come dire, un infermo a vita, anche se gli arti sono tutti quanti più o meno a posto. Aveva il dono della divina volontà. Perché? Cosa ci dice il libro della Genesi ancora? Dove stava Adamo? In un giardino, l'Eden. La Chiesa l'ha chiamato il paradiso, attenzione, terrestre, a cui sarebbe seguito il paradiso celeste. Noi, per avere un'idea adeguata di Dio, questo l'abbiamo già visto nel percorso che abbiamo fatto, non dobbiamo andare alle origini, che la gente è sciocca e dice: ah, guarda quanto male che c'è nel mondo, io sto male qua. E Dio dov'è? Buono, buono. Dio non soltanto che ti aveva dato ogni bene, ma te l'aveva dato nella massima cosa possibile. Dio è amore, Dio è dalla parte nostra, Dio vuole la nostra felicità, nient'altro che questo. Creando l'uomo, che cosa ha fatto? Lo mette nel paradiso terrestre, cioè un anticipo reale. Beh, ma la vita di Adamo prima era una cosa, bellissima, meravigliosa. Questa terra, se noi impariamo a guardarla in un certo modo, se la vediamo con gli occhi di Dio, anche se molto spesso è ridotta male, vedete, chi ha fatto un pochino di vacanze, pensiamo anche adesso, no, con tutte quante queste turbinie, beato chi c'ha voglia, lo dico veramente con tanto amore, eh? Beato chi c'ha voglia di leggere i giornali, di vedersi i notiziari, insomma, di andarsi a bombardare le orecchie con tutte quante queste. Sapete io che pensavo nei giorni scorsi quando stavo su alte montagne, in quei posti, dico, ma. O anche quando si vede semplicemente un animale domestico, non c'è, dico, ma tu guarda questi. Che gli importa niente, cioè, a tutte queste montagne, a tutti quanti questi alberi, tutto questo sommovimento, questo tempo così strano che stiamo vivendo, dove sembra che sta arrivando la fine del mondo, ma a questi non gliene importa niente. Cioè, qui vai lì e apri un altro capitolo, cioè un capitolo che non c'entra niente con quello che stiamo, con quello che nella massa degli uomini intelligenti e pensati, lì c'è un'altra cosa. Cosa c'è lì? C'è la creazione come uscita dalle mani di Dio, c'è la creazione bella, c'è la creazione intangibile. Tu ti vedi sti monti, ti vedi un sasso lungo, imponente, stentoreo, chi lo smuove da là? Allora, questo per dire cosa? Che Dio le cose le ha fatte tutte bene. Crea l'uomo perché?
Crea l'uomo per vederlo felice. Ma Dio ha creato, che gliene importava a lui di dover creare? Ma cioè, Dio era perfettamente felice in se stesso, ma proprio perché era così tanto felice, dice: ma che ci inventiamo? Secondo il nostro modo di parlare, il Signore mi perdonerà. Facciamo così, facciamo qualcuno che ci assomiglia, è una creatura, non è come noi. Ma quanto siamo felici noi tre? Cioè, ma la felicità della Santissima Trinità è qualcosa di indescrivibile, di intangibile, tra l'altro. Ma vogliamo fare una bella cosa? Famo delle creature che ci assomiglino, quindi che siano intelligenti, che siano libere, che abbiano la volontà, e li facciamo stare felici come noi. Bello, no? Guardate che, cioè, quando uno padroneggia bene alcuni dati di fede, ecco perché è così importante, ma la vita gli diventa un'altra cosa. Che cosa doveva fare Adamo? Godersi quello che c'aveva. E qual era la grande prova? La grande prova era talmente facile. Ma sono così contento, io me ne resto con il nostro Signore, ma lo devo scegliere con un atto libero. Devo scegliere con una, perché Dio non vuole schiavi tra i suoi amici. Quindi tutto quello che ti ha dato, tu devi avere la possibilità di volerlo accogliere o di volerlo perdere. Ma è da folli perderlo, è certo che è da folli. Ma se non ci avessi questa possibilità, tu non saresti veramente libero. Se non fossi libero, non saresti immagine e somiglianza di Dio, e quindi non potresti neanche essere felice al modo con cui lo è Dio. È felice un monte? Non credo che sia felice un monte, insomma, perché un monte è fatto di materia inerte, o poi se sa mai ci stanno dei segreti sconosciuti nel mondo naturale. È felice un animale? Beh, cioè, se la pasticchia bene con una piccola felicità naturale, sì, ma insomma, parla con qualcuno che ha visto la Madonna, insomma, ti dirà che vedere la Madonna è un godimento molto, molto maggiore, insomma, che mangiarsi una bella ciotola di croccantini saporiti, insomma, no? Come vanno gli animali, che è uno dei loro massimi godimenti. Allora, con oggi ci fermiamo, così abbiamo introdotto. Dio crea Adamo e lo mette nel paradiso terrestre. E perché? Per fargli vivere una vita meravigliosa, dove quindi cominciando a godere, cominciando a sviluppare il creato messogli a disposizione da Dio, ad abbellirlo, ad arricchirlo, trascorre un tempo qui e dopodiché va a finire di godere perfettissimamente, proprio pienamente assimilato ai godimenti divini nel paradiso celeste, terrestre e celeste. Abbiamo da poco festeggiato l'Assunta, spero che i vostri parroci siano stati bravi. Ma che cos'è l'Assunta? La vita della Madonna, eccettuato purtroppo tutto il carico di dolori che ha dovuto avere perché sia lei come Gesù, oggi ho letto una bellissima lettura del grande San Leone Magno, Gesù era innocente, ma Gesù si è incarnato in un corpo simile a quello del peccato. Il dolore, la sofferenza e la morte, l'abbiamo visto, sono stati col peccato. Quindi la Madonna, in quanto cooperatrice con Gesù all'opera della redenzione, ha dovuto soffrire tantissimo, ma attenzione, per volontà di Dio finalizzata la salvezza dell'umanità, ma di per sé la Madonna non c'era niente da soffrire. E infatti ci sono molte spie di questo. Concezione virginale, parto virginale, assunzione al cielo, non passare attraverso la corruzione della morte, avere già la pienezza della glorificazione in corpo ed anima. Spero che i vostri pari vi abbiano detto che se non ci fosse stato il peccato, questo sarebbe stato per tutti, come lo è stato per la Madonna. Con una cosa ancora più bella, non avremmo neanche conosciuto che cos'è il dolore e la sofferenza, né la malattia, né le lacrime, né il lutto, né la tribolazione. Dovunque vediamo qualcosa del genere, noi dobbiamo sempre dire: questo c'è,
a causa dell'uomo, a causa anche mia. Dio non c'entra niente con sta roba. Allora, Adamo, io insomma mi sono sempre un po' in difficoltà perché adesso Adamo è poi entrato in paradiso, quindi sto un po' in difficoltà perché Adamo adesso è un'anima beata, insomma, no? Quindi bisogna trovarci, si può nelle situazioni. A un certo punto pecca, non supera la prova e perde tutto, ma la cosa principale che perde è la divina volontà, da cui tutto dipende. Cosa è venuto a fare il nostro Signore Gesù Cristo? È venuto a compiere l'opera della redenzione, tutti questi noi sappiamo. E che significa? Che cosa significa? Significa che la situazione innescata con il peccato originale è irreversibile. E alcune cose sono rimaste, eh? Gesù c'è dentro, giusto? Ma noi moriamo, giusto? Tutti moriamo. Sono tutti terrorizzati dalla morte. Io non capisco che cosa ci sia da essere terrorizzati da una cosa che tutti dovremmo vivere, l'abbiamo sempre saputo. Come, dove e quando, sì, per carità, per qualcuno può essere importante, ma una cosa del tutto marginale, moriremo. Moriremo. Il peccato originale viene trasmesso anche dopo il sacramento del matrimonio, perché il sacramento del matrimonio rende lecita la vita coniugale. Ma tu dici come? Quelli concepiscono all'interno di un sacramento, ma il peccato originale lo trasmettono lo stesso. Ci sono delle cose che sono cambiate e resteranno cambiate per sempre. Allora, la prima cosa che ha fatto il nostro Signore è: qui l'uomo sta sotto un treno, bisogna rimetterlo in piedi. Compie l'opera della redenzione, questo l'abbiamo visto nella prima parte, nella seconda parte di questo ciclo, e ci mette a disposizione i sacramenti che sono indispensabili se ti vuoi rimettere in sesto. Sarebbe come se tu ti è venuto veramente sopra un treno. E tu te ne vai in ospedale che non c'è più niente da aggiustato. C'è le ossa rotte, le braccia rotte, la testa rotta, lo sterno rotto, le gambe rotte, tutto rotto. Te devi rimettere in piedi. Devi rimettere in piedi. A questo servono i sacramenti. A questo serve la redenzione, a questo serve la preghiera. Chi vive senza sacramenti, anche se non lo sa, sta sotto un treno. Non è che non lo sa. La gente, ripeto, non voglio ripetere tutto quanto il ciclo dei catechesi, no? Sta male, sta depressa, sta in crisi, sta triste, sta angosciata, sta agitata, d'accordo? Non sa che santo votasse, non sa che pesci prende e non sa da cosa dipende. Dipende da questo, dipende. Solo da questo. Che non stai in perfetta comunione con Gesù. Non hai preso i mezzi che lui ha dato per la tua salvezza. Che significa salvezza? Significa questo, significa. Che poco significa? Se tu cominci a fare una vita di questo genere, quindi che significa? Te ripigli, dicono a Roma. Te ripigli. Te rimetti in piedi. Guarisci. Forse sarai un po' storto, però ti rimetti in piedi. Però, capite? Come quando una macchina fa un incidente, no? Sapete, quando una macchina fa un brutto incidente, il carrozziere può essere bravo quanto le pare, ma una macchina non è come una volta. Oh, il Signore però non si è accontentato di rimetterci in piedi. Il suo grande progetto è di ridarci non proprio uguale, ma quasi quello che Adamo ha perduto. Ecco la vita di cielo. Questa è un'introduzione. La prossima volta cominceremo ad approfondire, vi presenterò anche, no, l'ho fatto apposta a non farlo, insomma, chi è questa santa donna umilissima, destinataria di tutte quante queste cose meravigliose che Gesù gli ha detto, e con altre due o tre puntate, non lo so, una presentazione, dice, mamma quanto mi interessa sta cosa, poi vi dirò dove andarla a approfondire, però una piccola presentazione la farò anche al termine di questo ciclo di catechesi. Carissimi, ci vediamo se Dio vuole
Venerdì prossimo, adesso faccio il bravo, non ci dovrebbero stare troppe interruzioni. Intanto un santo fine settimana a chi ha seguito la diretta. Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga. E se Dio vuole, ci vediamo la prossima settimana. A presto.